Giulia De Lellis, ti favo altri, non bossari. Sono ignorante ma non stupida. Intervista a Giulia De Lellis a Il Giornale, le dichiarazioni della fidanzata di Andrea Damante. Prima intervista per Giulia De Lellis dopo la fine del Grande Fratello VIP. La quarta classificata della seconda edizione si è raccontata a Il Giornale, facendo un resoconto dei suoi due mesi all'interno della casa di Cinecittà. Due mesi intensi per la fidanzata di Andrea Damante che non è riuscita ad ottenere la vittoria finale nonostante l'affetto del pubblico. Ma l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è felice così, è riuscita a fare uno splendido percorso, ad apprezzare i suoi pregi e difetti e a fare il possibile per avere un futuro migliore. Un futuro che la De Lellis si immagina da conduttrice, sulle orme di Alessia Marcuzzi, che stima e ammira. Il sogno di Giulia, infatti, è proprio quello di presentare un programma televisivo e spera che dopo l'esperienza al reality show arrivi qualche proposta interessante. Le parole su Daniele Bossari e Ivana Mrazova. Nel frattempo Giulia fa un bilancio dell'esperienza al Grande Fratello. Alla fine a vincere è stato Daniele Bossari, il conduttore con il quale la De Lellis ha avuto qualche screzio all'interno della casa. Arrivati a quel punto la meritavamo un po' tutti. Sono contenta abbia vinto Daniele, ma naturalmente tifavo per altri. Mi riferisco a Ivana, che ha fatto sacrifici fin da giovanissima e merita una bella carriera. Con Daniele c'erano differenze caratteriali, modi di pensare e di vivere diversi. Ma è una persona molto intelligente, ha fatto sapere la romana. Che con fermezza ha risposto pure a chi da mesi la critica per la sua evidente mancanza di cultura, lo ammetto, sulla mia cultura che è parecchio da lavorare, ho preso altre strade, ma non me ne pento. A 21 anni si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all'Istituto d'Arte. Sarò un po' ignorante, ma di certo non sono una stupida. Giulia De Lellis incurante delle critiche. Le critiche non mi toccano. So chi sono e cosa voglio, ha sentenziato Giulia De Lellis. Tornata a casa, la ragazza ha ricevuto una bella sorpresa, il suo account Instagram ha raggiunto i 2 milioni di follower. Un traguardo importante, un traguardo da vera web star.